Vivete questa chiesa nella preghiera, frequentandola e custodendola. Queste le parole del vescovo Armando Trasarti durante l'omelia della Santa Messa in occasione dell'apertura della chiesa di Santa Lucia a Piagge di Terre Roveresche. La struttura, chiusa per lavori di restauro interno conservativo e recupero degli intonaci, da sabato scorso ha aperto le porte alla comunità piaggese. Un ricco patrimonio religioso, storico e culturale del territorio. Piace definirla così a chi l'ha sempre frequentata e che finalmente oggi torna ad essere utilizzata dopo un lungo periodo di pausa. Costruita nel centro del paese e fuori dalle mura, la chiesa di Santa Lucia è stata realizzata nel 1882 in sostituzione della vecchia sede parrocchiale demolita. All'esterno una facciata in cotto con decorazioni semplici ed eleganti, al suo interno invece una navata unica con 5 cappelle laterali e una cantoria. Tra le opere presenti, l'ultima cena o comunione degli apostoli e un crocifisso ligneo, mentre nella parte dell'altare la crocifissione con la Madonna e i Santi Lucia e Giovanni Battista. Dopo qualche mesi, 5 mesi quasi, riapriamo restaurata la chiesa parrocchiale. Grazie al nostro vescovo Armando che è arrivato proprio adesso. Il paese è in festa perché proprio riesce a rivivere tante cose. Molta gente, povera gente, me lo dice questo. Ma non solo me lo dice, ma me lo conferma con delle azioni anche economiche. Si è rifatta la Via Cruce, si è rifatto i candelieri, rifatti i mobili in sacrestia, eccetera. Questo grazie alla gente. Dopo i 28 anni passati da Pecchio, mi trovo qua ormai da 6 anni, non posso non essere che contento e felice di questa inaugurazione. Presenti alla cerimonia, i parroci delle comunità vicine e tantissimi fedeli che non hanno voluto mancare a questo giorno importante ed atteso. Oltre a loro, anche le autorità civili e forze dell'ordine. È un patrimonio che già c'era e grazie alla Curia è stata restaurata e quindi riportata al suo antico splendore. Quindi ringraziamento alla Curia che comunque ha investito diverse centinaia di migliaia di euro per riportare questo patrimonio al suo splendore, quindi a vantaggio di tutta la comunità. La celebrazione eucaristica è stata accompagnata dalle voci del coro Gaudium Vocis di Terre Roveresche.